So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Tu lo sei, Leone. Perché? Tu lo sei? Tutto questo ti sembra reale? Guardati intorno. Guarda! Un mondo costruito sull'illusione! Emozioni sintetiche sotto forma di pillole! Guerra psicologica sotto forma di pubblicità! Sostanze chimiche che ti alterano sotto forma di cibo! Lavaggi del cervello sotto forma di media! Bolle isolate controllate sotto forma di social network! Reale? Vuoi parlare di realtà? Non siamo mai stati così lontani dalla realtà dall'inizio del secolo. Dobbiamo spegnere. Abbiamo tolto le batterie, abbiamo mangiato sacchetti di OGM. Mentre gettavamo gli avanzi nell'immondizia crescente della condizione umana. Viviamo in case con il marchio di fabbrica delle multinazionali fondate su numeri bipolari che saltano su e giù su schermi digitali, ipnotizzandoci nel più profondo torpore in cui l'umanità abbia vissuto. Devi scavare in profondità. Prima di trovare qualcosa di reale. Viviamo nel regno delle menzogne! Viviamo nel regno delle menzogne! Che cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire? Sette anni, grembiule come tutti gli altri bambini, indottrinamento al sistema. 11 anni, abiti firmati come tutti gli altri ragazzi, integrazione sociale. 18 anni, divisa militare come tutti gli altri uomini, bastonate sulla schiena per plasmarti, il motorino per andare a scuola, la macchina per andare al lavoro, il prestito per pagarsi il matrimonio, il mutuo per comprarsi la prima casa. Lavorano 8 ore al giorno per tutta la vita, schiavizzati e sfruttati per 2 spicci senza mai potersi permettere di pagare qualcosa in contanti. E dico per tutta la vita perché la pensione diventa sempre di più un ricordo lontano e sbiadito come vecchi film in bianco e nero. Quindi lavoreranno fino alla morte pagando tasse ingiuste inventate di sana pianta da chi detiene il 99% della ricchezza mondiale, senza mai accennare ad una scintilla di ribellione e rivoluzione, per poi morire su una barella ospedaliera della mala sanità. Vivono da morti inconsapevolmente, morti viventi convinti di essere straordinari pur essendo poco meno di ordinari, miliardi di esseri mediocri schiacciati sotto vuoto nella massa come chicchi di riso, come pecore seguono il gregge senza chiedersi perché né dove stanno andando, credono ciecamente ai mass media, allo Stato, alle banche, al sistema, a un sogno indotto, ignorando che il peggior male di questo mondo è radicato proprio in quei vertici, leggono il giornale, ascoltano la radio, infine guardano la TV che si accende mentre si spegne la mente al suono di manipolazione mentale attivata. Pubblicità, spot, TG, quiz, talent show, telefilm, 1000 puntate. Gioco d'azzardo, 1000 puntate. La partita di calcio allo stadio, il partito politico in poltrona. In fila al concerto in ogni dove per tutta la vita. Poi come se non bastasse, da bravi, buoni e patetici idolatri si inchinano a uomini ricchi e potenti al di là delle vittime innocenti che hanno lasciato alle loro spalle. E a donne eternamente giovani e belle, rifoderate in plastica fino al collo dell'utero vaginale. Oltre che a VIP, giullari e prostitute senza talento. Presentatori, attori, cantanti, calciatori, modelle, ballerine, vallette e web star decerebrate ritardate fino al midollo osseo. L'evoluzione della tecnologia poi sembra essere strettamente collegata all'involuzione dell'umanità. Anfibio, scimmia, uomo, pecora, zombie privo di cervello ma super munito di TV maxi schermo a LED full HD, impianto stereo in auto, quest'ultimo obbligatoriamente costosa da decidere tra auto sportiva e SUV, il forno a microonde, la jacuzzi, il PC, lo smartphone, i social, Google, Facebook, Twitter, Instagram e infine console e videogame dentro ai mobili dell'immancabile arredamento IKEA. Poi morti che camminano si muoveranno in massa nei giorni festivi, quindi si affolleranno e ammasseranno tutti allo stesso giorno e nello stesso orario, dando così inizio allo show live di The Walking Dead. In ogni centro commerciale, cinema, città, prato, collina, montagna, mare, ristorante, in ogni bar dove consumeranno caffè e cornetti così attaccati da inzuppare il cornetto di ognuno nella tazza dell'altro, in ogni discoteca dove consumeranno drink ballando e sudando come sudici maiali per cercare di accoppiarsi disperatamente, in ogni supermercato per fare scorta di cibo spazzatura convinti che questi prodotti siano buoni, facciano bene e non rechino alcun danno alla salute, argomentando con frasi del tipo altrimenti lo Stato li toglierebbe dal commercio. Infine, il loro ideale, la loro cultura, è quella che le è stata infilata nel culo dai mass media, cioè l'apparire, vivendo intrappolati nella loro maschera, nei loro personaggi costruiti, servendo il sistema ed essendo schiavi dei vizi come fumo, alcol, droga, sesso, vestiti alla moda dal cappello alle scarpe, prodotti cosmetici, il chirurgo plastico, i tatuaggi di merda che si incidono, le pillole dimagranti, le bombe per aumentare la statura, i muscoli, le tette, la lunghezza del cazzo. Siete tutti zombie e vi siete fatti convincere del fatto che siete affamati di qualcosa che se mangerete vi riporterà in vita. Non siete altro che batterie di un sistema corrotto. Elliot, perché non parli? Che cosa c'è che non va?
Niente. Fanculo la società.